Buonasera a tutti, siamo qui per il secondo incontro con questa diretta Telegram sul canale Come Don Chisciotte, le parole sono pietre. Abbiamo ospite una persona che ha redatto diversi articoli che sono stati ripresi dal nostro sito nel corso degli anni e che ci parlerà sia della teoria del collasso e sia della rilocazione strategica, cioè di come affrontare lo scenario che ci si presenta davanti e che verrà descritto da lui. Nella presentazione si è parlato del suo progetto di Eliopoli, questo insediamento autosufficiente dal punto di vista energetico ed alimentare, sul quale poi torneremo in un secondo momento. È possibile per tutti fare delle domande, siete pregati di scriverle in chat, poi se sono pertinenti le posso fare al momento, altrimenti le mettiamo alla fine. E detto questo, chiedo a Corvo di dire due parole di presentazione, oltre a quelle che sono già state scritte, e poi passiamo al cuore dell'intervista. Certo, grazie dell'introduzione. Quindi io sono Corvo, chiaramente non è il nome che è registrato all'anagrafe. D'altro canto, da un bel po' non vivo più in Italia, dove sono nato, cresciuto, studiato. Poi mi sono mosso nel nord Europa e poi per realizzare il progetto di cui parlerò stasera mi sono mosso in Nord America. In Italia ho studiato scienze politiche, ma mi sono interessato di un tema molto particolare che si chiama teoria dei sistemi e teoria del caos applicata alle scienze sociali, e questo era già più di 30 anni fa ed è stato in quel momento che ho iniziato a vedere come funzionano i sistemi complessi e come la nostra società in generale fosse un attimino orientata verso cose non necessariamente positive. E questo tipo di riflessione, di analisi, sono quelle che poi mi hanno portato a fare tutto il resto, poi magari ne parleremo un poco meglio. In generale, una cosa che mi caratterizza è il fatto che da un lato mi piace molto fare analisi, ragionare sulle cose in maniera anche più astratta, però è importante anche saper realizzare le cose, per cui a un certo punto, anziché solo stare a scrivere di grandi concetti, mi sono messo con le mani in pasta a realizzare qualcosa di molto pratico e oggi vi parlo diciamo, dall'alto o dal basso del fatto che vivo in un posto totalmente autosufficiente che abbiamo costruito partendo praticamente da zero. Quindi questa è la mia introduzione in 2 minuti e poi magari passiamo direttamente alla parte dell'analisi se non ci sono domande sull'introduzione. Va bene, quindi iniziamo a parlare di questa analisi sistemica. Cos'è un'analisi sistemica? Normalmente quando esaminiamo la realtà ci soffermiamo su alcuni aspetti che ci interessano di più o di cui siamo più particolarmente, diciamo, consapevoli. Ci sono alcuni che sono molto attenti all'economia, altri che sono molto attenti all'ecologia, altri che sono molto attenti ad aspetti culturali o politici, però alla fine la realtà non è divisa in questi contenitori che siamo noi umani che li fabbrichiamo dal nulla. Già tanti anni fa, nel 1972, ci fu un gruppo di studiosi chiamati il Club di Roma, che crearono un modello del pianeta e della sua evoluzione. E dissero che se noi continuavamo a andare in una certa direzione sarebbe successe cose non piacevoli, ovvero sarebbe seguito un cosiddetto collasso. Io ho iniziato a studiare questi temi all'università alla fine degli anni 80. Durante gli anni 90 ho continuato ad approfondire, avendo finito l'università, questi temi, ma sempre con l'idea che in qualche maniera si potesse evitare questo tipo di risultato catastrofico. E quando parliamo di catastrofico intendiamo dire che quando c'è un collasso
di una società complessa, ci sono tante persone che soffrono, anche che ci lasciano, diciamo, la pelle. All'inizio del 2000 ho capito che purtroppo l'andamento non stava cambiando, e questa è la cosa importante da capire. Mentre è possibile cercare di fare delle previsioni esatte sugli anni e sui minuti degli eventi, quello che è veramente... Scusa Corvo, giusto per inquadrare gli eventi a proposito di un fatto che hai citato, giusto per dare dei parametri cronologici, ti riferisci al rapporto del Club di Roma del 72? Sì, è un rapporto di Roma del 1972 che è chiamato I limiti dello sviluppo. Benissimo, benissimo. È giusto per avere... Continua pure, prego. È importante questa cosa perché, indipendentemente da quello che gli ascoltatori possano pensare di questo rapporto, c'è un sacco di gente che ha molto molto potere, che crede che questo rapporto sia incredibilmente importante. E questa è una cosa che poi nel seguito della discussione potremmo elaborare meglio. Nel senso, è importante capire cosa loro stanno pensando. Fatto sta che intorno al 2000 ho capito che le cose non sono in una certa maniera, e esattamente nel capodanno del 2000, con un gruppo di amici fraterni, eravamo lì a fare una cena, abbiamo detto vabbè, dobbiamo fare qualcosa, iniziamo a pensare a questo progetto alternativo che poi sarebbe diventato Eliopoli. Ci ho lavorato per quasi 10 anni in silenzio, poi però intorno al 2008-2009 mi sono in qualche maniera sentito anche in colpa del fatto che io sapevo che alcune cose stavano per succedere. Quando dico stavano per succedere, non faccio riferimento a succedono domani o dopodomani, ma noi abbiamo una capacità di vedere i processi, ma questo non significa che possiamo esattamente prevedere gli eventi, uno fa del proprio meglio, ma non solo chi li analizza dall'esterno, anche chi li progetta questi eventi, molto spesso non riesce a realizzarli. Magari dopo dirò ancora qualche cosa. Fatto sta che nel 2008 ho aperto questo blog, ancora oggi esiste l'archivio, si chiama corvide.blogspot.com. Nell'introduzione di questa conversazione ci sono alcuni link di articoli che sono stati ripresi da come Don Chisciotte, e ho iniziato a parlare di una serie di tematiche di cui parleremo anche stasera. Gli articoli della serie di Eliopoli sono sotto la categoria EARTH, per Eliopoli Resilience Framework, un sistema di resilienza per Eliopoli. E ho per un certo periodo avuto un grosso numero di lettori, relativamente grosso, però la mia intenzione non era semplicemente quella di avere dei lettori che semplicemente si dilettavano con teorie della cospirazione, ma in effetti avere delle persone che volessero realizzare un'alternativa, che fossero interessati a un'alternativa. Ho mandato avanti questo progetto per più di 10 anni, e all'inizio della pandemia, quando ho capito che le cose erano ormai estremamente messe in una maniera difficile, ho preferito chiudere il blog per concentrarmi su cose più facili. Quindi questo dal punto di vista della storia, un poco dell'analisi. Prima che passiamo al vero e proprio argomento della discussione, che è il progetto, vorrei spendere 2 parole su qual è il mio stato dell'analisi dei successivi passi di questa situazione in cui siamo. Anzitutto vorrei fare partecipe gli ascoltatori della idea che la pandemia è l'ultimo dei nostri problemi. La pandemia non è il problema, in realtà, dal punto di vista di coloro che l'hanno ideata, è un tipo di soluzione la pandemia, perché come l'11 settembre è stato una maniera per fare digerire l'abolizione di libertà che noi pensavamo fossero totalmente assodate, la pandemia è stata una maniera per in pochissimo tempo imporre delle misure che sarebbero state impensabili prima. Se ricordate, all'inizio della pandemia, quando la Cina impose certe misure, i giornali mainstream dicevano sì, ma questo non potrebbe mai accadere in Occidente, perché il pubblico non lo accetterebbe mai. E invece è accaduto proprio questo. Il pubblico
la maggior parte di esso, probabilmente quelli che ascoltano oggi non sono fra di loro, ma hanno accettato tutte le misure pandemiche in nome della salvezza, che poi è stata estesa fino ad oggi. Per l'Italia si parla ancora una volta di estendere ulteriormente la cosa. Però la pandemia è una scusa per che cosa? Per realizzare il piano che probabilmente voi conoscete con il nome di Grande Reset. Io preferisco chiamarlo la Grande Rivoluzione, la Rivoluzione Globale. L'intento della Rivoluzione Globale è quello di mantenere tutti i privilegi per coloro che già ce li hanno e continuare ad avere i loro privilegi, mentre tutto il resto di noi in realtà non ce l'hanno. Ora, la scaletta di questa cosa, se vogliamo chiamarla così, io adesso ve la do e vi do anche alcuni tempi. Tenete presente di questo: la pandemia in questo momento tutti accettano che sta succedendo, però se coloro che magari sono un po' più attenti dovrebbero ricordarsi che nel 2008 c'è stata un'altra pandemia, e questa pandemia è stato un grande flop. Non è che la intenzione nel 2008 fosse differente. L'intenzione nel 2008 era di realizzare questa cosa così che il piano finale, che si chiamava all'epoca Agenda 2020, fosse pronto nel 2020. Chiaramente non ha funzionato, c'è stato un ritardo di 10 anni, per cui nel 2019 hanno dovuto ricominciare da capo e c'è questo tipo di ritardo. Quindi quello che adesso dirò in senso di tempi sono dei tentativi di dare un riferimento temporale, però prendetelo con il beneficio del dubbio. La pandemia parte. Sì, scusa Corvo, prima che tu possa andare avanti, giusto per riannodare i fili di quanto hai detto, c'è un progetto da parte dell'elite che ha radici antiche o almeno nel secondo dopoguerra, e per il quale, come hai detto prima, la pandemia è una soluzione, nel senso che porta a questa sorta di collasso più o meno pianificato, più o meno pilotato. Pertanto da adesso in poi delineerai quello che è, a tuo modo di vedere, a tuo giudizio, lo scenario probabile che ci ritroveremo davanti. Sì, esatto, grazie della precisazione. Delineerò due scenari, quello che loro vorrebbero fare e quello che a mio parere invece è più probabile, nel senso che io non credo che quello che loro vogliono fare funzionerà, essenzialmente perché è un piano estremamente complesso. A proposito della motivazione, tenete a mente questo: il Club di Roma nel 1972 dà questa previsione, e queste persone sono convinte, indipendentemente da se gli ascoltatori credano oppure no che questa previsione sia plausibile, che questa previsione è giusta e che bisogna fare qualche cosa. Quindi dal loro punto di vista, state bene attenti, è importante capire che non sto cercando di giustificare il punto di vista, solo di comprenderlo, perché è importante comprenderlo, è la cosa migliore da fare, di avere una sorta di collasso controllato. Il collasso controllato serve allora a mantenere tutti i privilegi e al popolino per avere il minimo indispensabile per sopravvivere. Scusa, ti interrompo per una domanda secca prima che tu possa andare avanti con quello che è davvero il nocciolo della questione rispetto alla tua analisi. Visto che questo soggetto sottinteso, che è chiaramente associabile anche al Club di Roma come ad altri circoli elitari, se io ti chiedessi a bruciapelo chi sono loro, come risponderesti? È una domanda interessante. Non credo che abbiamo il tempo veramente di affrontare chi sono loro, però quello che potrei suggerire è di guardare nel mio blog, c'è un articolo che si chiama I cerchi del potere, in cui ho cercato di esaminare la cosa da un punto di vista, partendo dai cerchi più esterni, più facili da digerire, fino ad andare ai cerchi più interni, che sono meno facili da digerire. Quello che posso dire in due parole è che
l'aspetto occulto del sistema di controllo è fondamentale per capire, per avere un'ottica aggiuntiva. E l'ulteriore diciamo velo di analisi è questo: se tutte le persone o la maggior parte delle persone di potere si interessano di occultismo, o sono tutti stupidi o malvagi, oppure ci sono dei buoni motivi per cui loro lo fanno. Nel senso, per dire, per citare Aleister Crowley, io faccio magia perché funziona. Per cui, per chi fosse veramente interessato a entrare in questa tana di coniglio, suggerisco di andare a vedere l'archivio del mio blog. Per adesso diciamo che ci possiamo fermare a livello dei gruppi di potentato economico, se la fanno a Davos e nel Bilderberg, e penso che gli ascoltatori sono relativamente familiari con loro. Va bene come risposta? E lasciamola così. Va bene, allora, scusa, è chiaro che non è possibile esaurire la questione in poche battute, ci sarebbe da tornarci su, magari se abbiamo un piccolo lasso di tempo alla fine, ci torniamo più tardi. Ripeto, è una questione estremamente complessa, perché vedete, alcune delle cose di cui io ho parlato in passato nel blog richiedono un completo cambiamento di visione rispetto a quello che noi definiamo la realtà, come noi ci relazioniamo con essa, e ci sono anche degli aspetti filosofici. Siccome non è mio interesse cercare di cambiare o di distruggere il Weltbild, come dicono i tedeschi, di nessuno, la mia intenzione in questa conversazione è di cercare di avere un consenso anche piccolo su alcune cose pratiche che possiamo fare rispetto a questa situazione. Questo è il motivo per cui non sono così incline ad andare in posti difficili da comprendere e accettare. D'accordo, ti ringrazio per la precisazione, vai pure con gli scenari possibili. Quindi ci sono quattro scenari che a mio parere sono interessanti. Partiamo da quello meno probabile di tutti, che però è quello che ci vendono come una specie di carota per farci fare qualunque cosa, che è la grande illusione, la chiamo io, che si traduce con torniamo al 2019. Prima o poi, se pigliamo un altro vaccino, se siamo un po' più pazienti, dobbiamo tornare, possiamo tornare a questo 2019. Secondo me è molto importante capire, accettare anche interiormente, che questo non succederà in nessuno dei casi. È semplicemente un'illusione, una maniera per dominarci meglio. Il secondo degli scenari, di cui parlerò un attimino più in dettaglio, è il grande reset. E il grande reset ha una certa scaletta temporale. Questo è importante che adesso noi la discutiamo anche brevemente come tempi. Quindi sappiamo che la pandemia è partita nel 2019, adesso siamo alla fine del 2021 e siamo nella seconda fase del 2000, cioè di questo grande reset, che è il vaccino. Ora, perché il vaccino è importante? Ci sono un sacco di persone che se lo sono chieste e io non ho una risposta finale, però la cosa veramente che è chiara è, siccome io diciamo ho delle informazioni, come dire, più dall'interno, ho delle maniere di vedere questo, perché ci sono delle tecnologie, è che il codice QR che è in questo momento collegato al passaporto vaccinale è in realtà il motivo per cui tutti si devono fare il vaccino. Questo codice viene associato al concetto di identità digitale. Ora, l'identità digitale già come tecnologia è stata definita, ci sono standard internazionali di scambio di questa identità digitale, quindi da un punto di vista temporale io vedo che nel 2022 l'intenzione sarebbe di introdurre questa identità digitale, e nei primi 9 mesi del 2022, secondo la loro intenzione, dovremmo vedere sempre di più applicazioni di questa identità digitale per fare sempre più cose, quindi non solo associata al vaccino ma anche associata ad altre cose. Quando l'identità digitale sarà molto diffusa, il successivo passo, che già tenete presente che non tutto avviene in sequenza, ci sono cose che avvengono in parallelo, ma il successivo passo è un collasso dell'economia.
Già adesso, se vi guardate in giro, abbiamo l'inflazione galoppante, abbiamo il fallimento della catena di distribuzione globale, abbiamo il fatto che un sacco di piccole aziende stanno fallendo e non si capisce bene quale sarebbe il piano, ma questo fa parte dell'idea, perché nel momento in cui c'è il fallimento dell'economia, c'è anche il fallimento di pagare i debiti. E questo è una cosa che non è che ci vuole chissà che a immaginarsi, nel senso che è scritto nei documenti del World Economic Forum, che a un certo punto loro vogliono liberarci di questi debiti. Però ci libereranno dei debiti, liberandoci anche dei nostri possedimenti. Quindi se avete una casa, a un certo punto non potete più pagare il mutuo, tranne se non l'avete già pagato, se siete così fortunati, ma siete sicuramente fra i pochi, non potete più pagare il mutuo, e quando c'è il collasso lo Stato, in realtà non è lo Stato, ma facente funzione di Stato, vi toglie la casa, vi toglie la macchina, vi toglie tutto, e poi ve ne dà un usufrutto nel nuovo sistema. Quindi il collasso economico è fondamentale per avere, se vogliamo, il furto più grande della storia, in cui tutti questi asset saranno trasferiti a corporation, le quali poi ci daranno l'usufrutto delle nostre stesse case, delle nostre stesse macchine, e ce le affittano. E ripeto, questo non è una teoria, ma è descritto bianco su nero in documenti del World Economic Forum. Questo qui dovrebbe accadere fra la fine del 2022 e la prima metà del 2023. E poi nel 2023, come soluzione, tenete conto che le soluzioni richiedono sempre che la gente invoca la soluzione, abbiamo l'introduzione di un nuovo sistema monetario. Cioè il sistema monetario che vogliono introdurre è basato sulla tecnologia blockchain, sicuramente avete sentito parlare del Bitcoin, ma la differenza sostanziale è che il Bitcoin è totalmente anonimo. Questo sarà il contrario, nel senso che ogni moneta, ogni centesimo dell'euro digitale, del dollaro digitale, dello yuan digitale, sarà direttamente associato con la vostra identità digitale. Per cui non solo come oggi è possibile sapere quanti soldi tu hai in banca, ma possiamo dare un nome, un'identità a ognuno delle unità di questa moneta e collegarle anche a una serie di cose che noi facciamo o non facciamo. Visto e considerato che molte persone che partecipano a questa conversazione oggi non avranno neanche più un lavoro e dipenderanno interamente dalla bontà dello Stato. Ecco, questo è il piano, se volete, dell'elite, il grande resetto, la grande rivoluzione. Io non credo che questo piano abbia una buona chance di funzionare, però quanto poi discuterò nella seconda parte della conversazione, cerca di indirizzare ogni tipo di scenario, perché non sappiamo quale scenario si manifesterà fisicamente. Questa ha una minore possibilità di verificarsi rispetto a quello da cui vado a parlare adesso, che la chiamo la crisi del collasso. Alla fine di questa conversazione posterò anche alcuni diagrammi che spero possiamo anche mettere nell'articolo, così che lo potete anche seguire visualmente. Ma questo scenario alternativo, che è il grande collasso, io lo vedo come il più probabile, e collassa sulle contraddizioni interne del sistema e sul fatto che per gestire un sistema altamente complesso come quello in cui viviamo è fondamentale avere una partecipazione di tutti, una partecipazione della popolazione, una partecipazione di varie nazioni che collaborano per sopperirci di energia, materie prime, manufatti, computer, telefoni, qualunque cosa che al giorno d'oggi viene considerata come normale. Il collasso della catena di distribuzione dovuta alle tensioni tra nazioni, che già adesso stiamo vedendo, le tensioni con la Cina, le tensioni con la Russia, che stanno andando alle stelle, non gestite. Sì, scusa, al di là di questo aspetto, il depopolamento fa parte di questo disegno? Il depopolamento, io non preferisco non parlare del depopolamento, se non ti dispiace. Credo che in ogni caso tutti quanti noi sappiamo che alcune persone di grande influenza hanno apertamente detto che siamo troppi su questo pianeta e sarebbe meglio se fossimo di meno. A parte questo, preferisco non commentare se il depopolamento fa parte oppure no.
D'accordo, passando dunque all'altro scenario più ottimistico, se così si può definire, considerando anche che questa elite di cui parli non è da ritenersi onnipotente, o mi sbaglio? Esatto, questa è un'ottima osservazione. Noi abbiamo la tendenza a dare a questa gente un sacco di potere. Onestamente, hanno potere, però non è che semplicemente avere strumenti di potere significa saperli usare in maniera intelligente. Se volete un esempio, pensate a quello che è appena successo in Afghanistan. Dopo 20 anni in cui l'Occidente ha tentato con enormi sforzi di realizzare un progetto politico, il fallimento è stato completo. Ora ci sono alcuni che giustamente fanno notare che questo fallimento è solo completo nelle sue idee esterne, nel senso che c'è gente che si è arricchita e dice magari era questo lo scopo. Però in effetti c'era un intento politico di trasformare l'Afghanistan in una nuova idea di democrazia occidentale che è fallito ed è fallito per la non comprensione che questa gente ha degli aspetti umani, della complessità, pensano che avere questo potere e esercitarlo in maniera brutale sia la cosa migliore. Ora, quello che io vorrei toccare veramente in breve è l'idea della guerra. Fin da quando ero ragazzo io ho fatto parte del movimento pacifista e benché io non sia un pacifista nel senso che penso che ogni cosa debba essere risolta con vogliamoci bene tutti e con gli arcobaleni. Credo che l'idea di una guerra con metodi moderni sia orribile e che noi siamo così vicini a una guerra totale con gli stati che si oppongono a questo disegno. Sto parlando dell'alleanza delle tre bestie, il leone, il dragone e l'orso, di cui parlano diversi anche aspetti profetici, se volete, ma queste tre bestie in questo momento sono quelle che si oppongono alla bestia più grande, che è il mostro, il molosso occidentale che ha preso il controllo del mondo. E in questo momento stiamo pigliando a calci nei denti la Russia, stiamo pigliando a calci nei denti la Cina, stiamo pigliando a calci nei denti l'Iran, queste nazioni, non intendono cedere. E in questo momento la prospettiva di una guerra, di un grave conflitto anche in Europa è estremamente imminente. La cosa che mi preoccupa è che mentre quando ero più giovane c'era una grande attenzione all'idea della guerra, si capiva il suo pericolo, al giorno d'oggi c'è un'idea abbastanza non fondata sul fatto che tanto non potrebbe più succedere, che tanto la guerra in Europa ormai è passata. Non è così, non sono il solo a dirlo. E tenete anche presente che se scoppia una guerra in Europa, anche l'idea che vi è stata data del fatto che l'Occidente è molto più potente della Russia, probabilmente non è esattamente corrispondente ai fatti. La Russia ha l'esercito migliore del mondo e anche se gli Stati Uniti sostengono di averlo, quello che loro hanno meglio di tutti quanti è la loro stessa propaganda. Qui loro stessi credono che è una cosa molto pericolosa. Quindi l'idea di un conflitto che scoppia anche in Europa, non necessariamente un conflitto nucleare totale, perché a quel punto possiamo smettere di preoccuparci, ma un conflitto che coinvolge una guerra sparata in cui anche le capitali e le infrastrutture europee, anche quelle più a ovest, vengono colpite, è una cosa reale ed estremamente probabile e sta diventando ogni giorno più probabile. Ora, questa è la conclusione, la mia analisi, siamo a metà del tempo, quindi se non ci sono domande sui due precedenti punti vorrei passare al prossimo passo, che è cosa ci possiamo fare, che cosa ho fatto io. Sì, scusa, questa chiaramente non era la prospettiva più ottimistica come l'avevo presentata io. E prima che tu possa parlare del tuo progetto, anche perché poi ci sarà da entrare nel merito magari anche di questioni pratiche o per non dire tecniche, è possibile secondo te allo stato attuale delle cose una risposta collettiva e quindi politica o bisogna perseguire necessariamente una risposta individuale? No, io sono assolutamente per una risposta politica, però credo che il tipo di politica che noi ci dobbiamo immaginare è radicalmente differente. Sono io, potete andare a vedere sul blog,
quando per esempio è apparso il Movimento 5 Stelle, io ho scritto un articolo in cui spiegavo esattamente quello che poi è successo, non per vantarmi, ma ho detto non potete pensare di cambiare il sistema politico dall'interno, anzitutto perché la politica sul campo non ha più la forza, la politica è l'espressione di una forza che esista, non serve a niente se è scritta sulla carta. La Costituzione italiana è un testo bellissimo, ma se i rapporti di forza sul campo non sono quelli del tempo della Costituzione, la Costituzione diventa purtroppo insignificante e lo stiamo vedendo ogni giorno. Quindi la mia risposta politica non è di tipo tradizionale, tipo facciamo un partito oppure cerchiamo di difendere dei diritti che ci stanno levando a pezzo, ci stanno, si dice, la morte da mille tagli. Piuttosto lasciamo questo campo che ormai è perso e cerchiamo di raggrupparci ricostruendo le basi della politica che partono dal quello che Marx chiamava il possesso dei mezzi di produzione, perché questo era quello che faceva la differenza una volta, il fatto che gli operai, i contadini avevano un potere reale di produzione, quindi avevano un qualcosa su cui contrattare, invece come consumatori a mio parere non abbiamo nessun diritto e questo lo stiamo vedendo ogni giorno. Quindi mi rendo conto che non è uno scenario ottimistico, come ho detto prima io in passato pensavo fosse possibile sensibilizzare la popolazione prima che fosse troppo tardi, ma siamo 20 anni troppo tardi, quindi adesso dobbiamo in qualche maniera andare oltre, cercare di fare del nostro meglio con quello che c'è possibile. Sì, allora adesso ti lascio la parola invece per descrivere come hai pianificato e sviluppato il tuo progetto, dato che tu hai agito con una certa lungimiranza. Ancora prima che tu possa parlarne, ti chiedo, è troppo tardi per partire da zero? Ecco, questa è un'ottima domanda. La mia esperienza, anzitutto fammi fare un po' un'introduzione di, va bene, questa è l'analisi, cosa possiamo fare? C'è un articolo sul blog che si chiama Rilocazione strategica, che possiamo poi magari anche linkare nell'articolo che sarà associato a questa conversazione, in cui io cerco di descrivere alcuni dei parametri che sono importanti da considerare. I parametri sono, per esempio, bisogna trovare un posto che è più possibile che sia tranquillo, in cui non succedono le cose peggiori, e sicuramente sappiamo che le cose più interessanti nel meglio e nel peggio succedono dove ci sono grandi numeri di persone, quindi nelle città. Le città in cui, fra parentesi, ci vogliono tutti concentrare perché è più facile controllarci. Quindi l'idea di spostarsi fuori dalle città è una cosa cruciale. Il secondo aspetto della rilocazione strategica è l'aspetto militare. Come ho detto, la prospettiva di una guerra, per quanto sia orribile, non è non parlarne o non pensarci che servirà a evitarlo. E quindi guardare un poco quali sono gli obiettivi militari, cercarsi di familiarizzarsi con gli scenari possibili di conflitto in maniera da non essere nel mezzo di un conflitto. La terza cosa da fare inizia. Sì, prego. Scusa, ne approfitto perché è pertinente, dato che sei tornato per la seconda volta sulla possibilità della guerra, la chiede Rick 96, vista la situazione, sarebbe così negativo lo scoppio di una guerra fra paesi indipendenti ed Occidente? A tuo giudizio? Ma credo, guardate, io non ho questa visione che Putin arriva e ci salverà lui. Personalmente credo che questa idea sta, e ne ho parlato 10 anni fa, quando lo dicevo mi hanno preso per pazzo, ho detto prima o poi la gente invocherà Putin di venirci a salvare. Non credo che Putin sia Gesù Cristo che ci viene a salvare, né i cinesi per lui. Credo che sia una guerra di interesse in cui i russi giustamente sono più, diciamo, hanno una spina dorsale più grande degli occidentali, e nel senso non si vogliono sottomettere, ma non è che sono per salvare noi. Ma in ogni caso tenete conto che una guerra in proporzione sarebbe più distruttiva della Seconda Guerra Mondiale. Se voi pensate che la Seconda Guerra Mondiale con 20 milioni di morti sia stata una cosa distruttiva, immaginatevi qualcosa con 600 milioni di morti
e io onestamente non me lo voglio augurare. Quando dico 600 milioni di morti, sto parlando di una versione ottimista in cui non c'è un'escalation totale, perché se arriviamo a un conflitto nucleare globale, credo che non c'è bisogno neanche di descrivere cosa potrebbe accadere. Un'altra cosa che bisogna comprendere è la guerra a cui siamo stati abituati negli ultimi 25 anni, è una guerra che accade lontano contro paesi che non sono capaci di difendersi. Nei 5 minuti dopo che scoppia una guerra con la Russia e la Cina, tutti i principali sistemi d'arma italiani o sul territorio italiano sarebbero distrutti. I russi hanno delle capacità d'arma incredibili che non tutti comprendono, ma la tecnologia ipersonica fa sì che loro, dopo 5 minuti, possono distruggere la maggior parte delle installazioni NATO, anche non usando armi nucleari. Dopodiché, una volta che hanno distrutto tutto, la cosa più logica da fare è invadere l'Europa per disarmarci, così che non lo facciamo di nuovo, visto che per ben 2 volte abbiamo tentato di distruggere la Russia. Dal punto di vista russo, la cosa migliore che loro possono fare è disarmare l'Europa per sempre. Tutto questo io né lo condivido né penso che sia una cosa buona. Per cui dico, la cosa migliore che possiamo fare, siccome non li possiamo convincere a non farlo, visto che hanno le loro buone ragioni, è evitare di essere nel mezzo della guerra. Sì, ti ringrazio, giusto per precisare, perché riscrive poi Rick96, non tanto per venirci a salvare, ma dice così con la guerra ci sarebbe un collasso fuori controllo, che in effetti era lo scenario anche di cui parlavi tu, ma talmente catastrofico e distruttivo per tutti che non è certo auspicabile, insomma, nello spirito delle tue parole. E vai pure avanti con la descrizione del tuo progetto. Stavi dicendo che è essenziale innanzitutto stare lontani dalle aree urbane, poiché è lì che quelli che all'inizio saranno degli esperimenti e poi sarà la realtà quotidiana di tutti prenderanno corpo prima che altrove. Prego. C'è un vero e proprio piano per concentrarci tutti nelle grandi città. Che voi ci avete fatto caso oppure no, negli ultimi 20 anni c'è un processo di urbanizzazione globale che ha anche dei motivi del tipo è più facile controllare la gente, ma anche è più efficiente avere tutti come delle bestie in un unico posto, no? Non è esattamente una cosa umana, neanche per le bestie è una cosa buona quando li tieni tutti nello stesso posto ristretti, però è la maniera più efficiente di farlo. Quindi essere lontani è importante, quanto lontani? Là è dove purtroppo l'Italia non presenta molte prospettive, nel senso che se voi guardate una cartina geografica e guardate un poco il livello di popolazione in Italia, che è intorno a 300 fino a 400 persone per chilometro quadrato, vi rendete conto che ci sono milioni di persone che sono a meno di un'ora di macchina, milioni, e ovunque andate in Europa abbiamo la stessa situazione. Questo lo dico non per scoraggiare, ma per essere anche realisti. Quando ci sono persone che dicono no, ma perché sulle Dolomiti non vive più nessuno, è vero, ma possono arrivare molte persone in pochissimo tempo. Questo è il motivo per cui noi, esaminando tutti questi parametri, ma anche, non ve lo nego, da un punto di vista finanziario, nel senso che comprare un pezzo di terra in Europa in cui fosse possibile realizzare un progetto della dimensione di Eliopoli non era fattibile con le nostre risorse finanziarie limitate, siamo finiti in Canada. Il Canada è un paese che da un punto di vista politico, voglio essere molto chiaro, se voi leggete i giornali è pessimo, ma presenta una serie di caratteristiche fondamentali che eccedono la politica odierna, perché in ogni caso non funzionerà. Quindi nel 2010, dopo abbiamo messo 4 anni a cercare un posto, dal 2000 al 2004, nel 2004 abbiamo identificato il posto come un posto allocato nel Canada Atlantico, cioè non siamo sull'Oceano Atlantico, e per 6 anni abbiamo preparato tutta la cosa. Per un certo periodo siamo venuti a fare campeggio sulla terra da cui io vi parlo con un gruppo di persone. Abbiamo anche pianificato la nostra immigrazione, perché ormai purtroppo non sono più i tempi in cui i nostri nonni prendevano un traghetto e andavano in America o in Canada. C'è una procedura di immigrazione abbastanza complessa che bisogna fare,
bisogna passare una serie di esami, bisogna avere certe caratteristiche che i canadesi vogliono avere, sono anche furbi ad averlo, nel senso hanno solo l'immigrazione di alto bordo, non quella che arriva in Italia, che ci sono molto spesso persone senza nessuna speranza. Dopodiché nel 2010 siamo finalmente arrivati in Canada e abbiamo iniziato le opere maggiori di costruzione. E cos'è che abbiamo creato? Abbiamo creato anzitutto l'edificio principale, che è un cosiddetto duomo coperto di terra, Earth Shelter Dome. Questo tipo di edificio, a parte il fatto che è integrato nell'ambiente, ve lo potete immaginare un po' come una casetta hobbit, con la differenza che non è un buco nel terreno, ma è una collina artificiale. Questo edificio mantiene la temperatura costante tutto l'anno, per cui quando fuori ci sono meno 20, dentro casa abbiamo più 16 anche senza riscaldamento, e possiamo riscaldare tutto con una stufa a legna. Abbiamo poi un'integrazione nel paesaggio che a mio parere è anche importante. Tutta la struttura è fatta di acciaio e cemento, per cui è estremamente resistente a qualunque tipo di stress, tranne che non ci lanciano una bomba esattamente sulla testa, ma abbiamo avuto per esempio due scavatrici da 20 tonnellate sul nostro tetto e non è successo nulla perché è estremamente resistente. Siamo completamente off-grid, come dicevo nell'introduzione. Produciamo il 95 fino al 98% della nostra energia, e la parte che non produciamo è perché ci sono dei giorni, specialmente in questo periodo, in cui non c'è né vento e né sole, e quindi dobbiamo fare partire il generatore. Abbiamo un generatore di backup. Abbiamo adesso un impianto, siamo partiti da un impianto da 4 kW, poi l'abbiamo espanso a 7 kW. E quest'anno abbiamo fatto un'ulteriore espansione a 10 kW di produzione, e poi abbiamo un sistema di batterie da 40 kW per lo stoccaggio dell'energia. Abbiamo un sistema di riscaldamento dell'acqua calda, cuciniamo con la legna, ogni giorno se non accendiamo il fuoco non possiamo né riscaldare né neanche mangiare. Sono tutte cose che richiedono dei cambiamenti di stile di vita profondi. Significa che, per esempio, per quanto abbiamo un ottimo sistema di produzione di elettricità, ci sono cose che dobbiamo decidere di fare. Per esempio, ci sono giorni in cui non possiamo neanche accendere il televisore perché non c'è abbastanza energia elettrica, dobbiamo avere tutti gli elettrodomestici, lampadine a estremo risparmio energetico. Non possiamo permetterci di avere un riscaldatore con elettricità di acqua calda, quindi abbiamo un sistema separato solare per riscaldare l'acqua, che quando c'è un periodo con nuvole significa non abbiamo acqua calda, ce l'abbiamo con l'acqua fredda, che in Canada, capirete, non è piacevole. Quindi questo è un tipo di vita molto molto diverso. Spesso quando ne ho parlato ai italiani, hanno detto: oh, io preferisco morire, però credo che siamo arrivati a un punto in cui siamo di fronte al fatto che probabilmente questo sarà di lusso rispetto a qual è l'alternativa. Quindi io mi sento in qualche maniera. Sì, vai. Sì, scusami, prima di inoltrarti qualche domanda stimolante che giunge dagli ascoltatori. Una domanda che forse qualcuno si starà ponendo, no? Senza voler dare poi risposte definitive, dato che tu hai anche detto di aver considerato la prospettiva di insediarti in Europa, ma per varie ragioni l'hai scartata. Che tu sappia, nonostante tu sia lontano da molti anni dal nostro paese, per una famiglia di 4 persone, ad esempio, quale sarebbe l'investimento per dare vita ad un insediamento simile al tuo, con tutti i limiti del caso, perché è chiaro che tu l'hai pianificato con grande lungimiranza e non tutti hanno le tue competenze e quant'altro, volendo raggiungere anche una, se non indipendenza, una sostanziale autonomia sul piano energetico e alimentare, quale potrebbe essere l'investimento partendo da zero?
Grazie della domanda, è un'ottima domanda. Anzitutto permettimi di indirizzare una domanda precedente a cui non ho ancora risposto. Avete voi il tempo di fare quello che ho fatto io? No, non c'è più il tempo. Questo è anche il motivo per cui ho chiuso il blog, perché mi sono reso conto che è inutile continuare a parlare ai venti. Il migliore consiglio che io vi posso dare è: esistono anche in Europa realtà simili a Eliopoli, si chiamano ecovillaggi. E se vi accettano, mettete da parte ogni tipo di ideologia e di aspettative e provate ad aggregarvi a un progetto già esistente. Di recente, probabilmente gli ascoltatori conoscono Casa del Sole TV. Casa del Sole TV ha fatto uno speciale su un progetto che è partito in Toscana, che sembra un bel progetto. Io non lo conosco direttamente, ma in generale vi invito a mettervi insieme perché c'è tanto, tanto lavoro da fare. A contribuire a progetti già iniziati. Un altro aspetto è: va bene, cosa posso fare? Siccome questa domanda è molto frequente, per rispondere a questa domanda, negli anni io ho elaborato, usando strumenti che uso anche per lavoro, un cosiddetto sistema di maturità delle capacità. Vale a dire, se voi vedete Eliopoli è quasi il top del top di quello che sia possibile fare. Non è che necessariamente dovete fare tutto. Iniziate a fare delle categorie. Noi abbiamo un insieme di categorie che, per esempio, includono acqua, cibo, energia, riparo, e così via. E nell'ambito di queste categorie iniziate a dire: va bene, cosa posso fare per diventare un poco più resiliente? Probabilmente avete sentito parlare dei preppers. Io non condivido l'idea dei preppers perché a breve termine, ma meglio a breve termine che nulla. Quindi uno può dire: vabbè, la prima cosa che faccio è prepararmi per essere 3 giorni se manca l'elettricità. Fra parentesi, sempre più governi, incluso quello tedesco, io sappia, quello canadese sicuramente, e anche alcuni governi del nord Europa, lo consigliano a tutti i cittadini. Dicono: fate scorte per almeno una settimana. Ci sono altri che dicono: fate scorte per almeno 15 giorni. Questo è meglio di nulla, non risolve tutti i grandi problemi. Però è una prima maniera per iniziare a fare le cose giuste. Non pensate che potete ogni giorno andare al supermercato e semplicemente comprare qualunque cosa. Non fosse altro che domani, per chi non è vaccinato in questa conversazione, potrebbe essere fisicamente impossibile entrare dentro il supermercato. Poi che si fa? Dopodiché il successivo passo è dire: vabbè, posso produrre qualcosa, giusto? Allora si può iniziare da qualcosa di piccolo e poi cercare piano piano, nel tempo che ci è disponibile, di migliorare il livello di maturità in questa capacità. Sì, ti ringrazio per la risposta che per forza di cose, dovendo considerare un'infinità di parametri, insomma, non può essere circostanziata. Diversi ascoltatori ci scrivono un'altra domanda che sicuramente cade a fagiolo. Il governo canadese, che come anche hai ricordato tu, no, nella persona del primo ministro Trudeau, rappresenta uno degli avamposti del globalismo galoppante, tollererà un domani la presenza di comunità o di piccoli insediamenti che in qualche modo sono slegati da questa rete? Perché è chiaro che la domanda poi non riguarda solo il Canada, ma si estende a tutto il mondo occidentale e non solo, qualora le cose dovessero prendere una certa piega. Insomma, un domani, ragionando in termini realistici, queste comunità o insediamenti saranno tollerate? Se tu chiedi a Trudeau, no, non saranno tollerate di sicuro, però dobbiamo anche considerare qual è la capacità di Trudeau di imporre il suo volere in un paese come il Canada. Vedete, è difficile concepire dal punto di vista dell'Italia quanto è grande il Canada. Il Canada è molto grande, come dicono gli inglesi, it's fucking big, ok? Cioè l'intero Canada contiene 40 milioni di persone in una superficie, tanto per orizzontarvi, che è il doppio della comunità economica europea. L'Europa è un continente di 4,5 milioni di chilometri quadrati, il Canada ne contiene 9. Il 75% della popolazione canadese è situato in 4-5 megacittà, diciamo
di cui Toronto, dovete immaginare, è una mega città di 6 milioni di abitanti in un paese di 40. Quindi praticamente ogni quinto canadese vive in una singola città. Vi mettete poi quelle altre città che sono importanti e vi rendete conto che il problema di Trudeau non è controllare persone come me, ma è di controllare le persone che sono chiuse là dentro. Questo è anche il motivo per cui nel famoso documento "sarai felice ma non possiedi niente, non hai nessun diritto" vengono proprio descritti questi insediamenti delle campagne. Se lo andate a rileggere, poi si parla di queste persone che hanno perso la via, non si capisce bene perché, vogliono vivere in campagna, vogliono vivere nella natura, vogliono vivere con gli animali e sono indipendenti, hanno credi strani, tipo vogliono ancora conservare credenze religiose e così via. Quindi chiaramente se avessero la possibilità, dopo che hanno mangiato tutto, verrebbero anche a cercare di schiacciare queste piccole realtà, ma prima devono succedere molte cose e a mio parere, come ho detto prima, il loro piano, vista la complessità e la dimensione folle, non ha molto prospettiva di successo. Sì, ti ringrazio, anche perché date le premesse ci si aspetterebbe magari una conclusione più pessimista. Vorrei invitare Francesco Bo 75, che ha alzato la mano lì nell'elenco dei partecipanti, a scrivere per cortesia la sua domanda lì nella chat, in modo tale da poterla inoltrare, perché è da parecchio che la mano alzata, insomma, avevamo chiesto all'inizio di scriverle qui per evitare disguidi, come è un po' capitato la scorsa volta. Tante persone qui scrivono della guerra, argomento che per forza di cose presuppone di aprire infinite parentesi su tutti quelli che sono state le premesse, saranno le conseguenze, insomma, di questo scenario catastrofico o più o meno tale nel quale ci troviamo. E intanto ti chiedo, per chi si trova in un determinato paese, è in ogni caso meglio affrontare quella che tu hai definito predisporre una resilienza, termine sul quale poi ci sarebbero da aprire a sua volta parecchie parentesi, ma dicevo nel proprio paese, oppure di cercare lì di più ospitali altrove? E se sì, dove è possibile secondo te guardare nel mondo per qualora le cose si mettessero male? Grazie, è una domanda molto comune. Purtroppo non ho la risposta per tutti, perché non tutti hanno le stesse possibilità. Per esempio, attualmente io non posso prendere neanche un aereo per muovermi all'interno del Canada. Quindi se mi chiedi dove puoi andare, non posso andare da nessuna parte, tranne se non mi vaccino, e io mi rifiuto di vaccinarmi. Quindi essendo una situazione estremamente diversificata, è difficile dare una spiegazione che valga per tutti, tipo venite tutti in Canada, anche perché non sarebbe possibile. Quello che io penso valga un po' per tutti è la seguente cosa: anzitutto cercate di capire cosa è nelle vostre possibilità, e poi una volta che capite cosa è nelle vostre possibilità, dite cosa potrei fare se fossi disposto a tutto, perché questo è importante da capire. Quando ci sono crisi come queste, io se racconto queste cose ho tutto da perdere e nulla da guadagnare. L'unico motivo per cui vi descrivo uno scenario abbastanza, diciamo, inquietante è per farvi capire che qualunque tipo di decisione che in passato ci è sembrata estrema, al giorno d'oggi è totalmente adeguata rispetto alla situazione. Per cui ci sono cose che normalmente non sarebbero possibili, che poi diventano possibili. La cosa che secondo me non è un metro di paragone è: guardo i giornali e vedo che Trudeau è una persona non simpatica, quindi non vado in Canada. Un mio parente, proprio questo fine settimana, mi ha informato che lui vuole andare in Svezia. Non sa nulla della Svezia, però ha sentito dire che in Svezia non ci sono restrizioni del Covid. Questo potrebbe cambiare in ogni momento. I parametri per scegliere un posto che sia all'interno dell'Italia o in un'altra nazione, a mio parere, sono quelli che ho descritto prima. Deve essere un posto in cui tanto più possibile
sia possibile avere la resilienza. Io la resilienza la definisco in termini di omeostasi, e l'omeostasi è: qualunque cosa succede non mi fa niente. E come dicevo prima, per esempio, come noi viviamo è una maniera che rispetto al 2019 è stata considerata estrema, ma negli anni futuri potrebbe essere di lusso, e non ce ne sono dei grossi motivi per cui questo dovrebbe cambiare. Possiamo andare avanti per anni e anni a continuare a vivere esattamente come viviamo oggi, con minori svantaggi. Bene, ti ringrazio, su questo sei stato esaustivo, insomma, nelle tue risposte sei tornato su questi concetti. Io adesso ti chiedo, per tornare, riprendendo quindi un argomento lasciato per strada prima e riprendendo alcuni spunti scritti da Nicola Bombardieri, che ha scritto e ha fatto delle obiezioni rispetto alla possibilità che lo scenario della guerra sia quello che le élite auspicano, quello per il quale lavorano. Lui sostiene che gli Stati Uniti abbiano interesse soltanto, se gli Stati Uniti e chi per loro abbiano interesse a scatenare soltanto una guerra regionale, in modo tale da separare la Russia economicamente dal continente europeo, anche per la fornitura strategica di gas, e l'eventuale guerra totale metterebbe a rischio anche la realizzazione dello stesso grande reset. Inoltre, qui lo leggo testualmente, la Russia sarà costretta a intervenire in Ucraina per proteggere le centinaia di persone con passaporto russo, che era così già prima della guerra del Donbass, eccetera, e questo darà la scusa agli occidentali per gettare la croce sui russi e boicottare il gasdotto che fornisce il gas russo all'Europa. In questo modo gli americani ottengono il vantaggio di mettere contro gli europei e i russi, a tutto vantaggio dei loro stessi interessi. Come rispondi, Corvo? Anzitutto vorrei precisare che la guerra che io sto descrivendo non fa parte dei piani. La guerra è il fallimento dei loro piani. Quindi, se voi pensate che la guerra sia la cosa peggiore che ci possa accadere, allora dovete diventare i grandi sostenitori del grande reset, perché questo è il piano dell'élite per collassare in maniera ordinata un sistema. Quello che io sto dicendo è che loro non sono in grado di realizzare questo piano, non sono stati in passato così bravi a seguirlo, negli ultimi anni sembra che sia particolarmente ben riuscito, ma ci sono già degli elementi di enorme resistenza che faranno collassare il piano, e il piano collassa con una guerra che sfugge al loro controllo. Quindi, mentre l'ascoltatore ha alcuni punti validi dal punto di vista del noi siamo in controllo di tutto, teniamo presente che molto spesso la guerra è qualcosa che sfugge al controllo, che non è pianificata, per quanto ci siano tante teorie della cospirazione, dice no, tutto è pianificato, tutto è perfetto. Coloro che parlano in questa maniera non hanno mai fatto nessun tipo di piano complesso e in cui si sono resi conto che anche il piano più diciamo pianificato e pensato meglio del mondo ha sempre dei ritardi, delle cose che non funzionano. Per dire, nel mio piccolissimo, quando io ho iniziato Eliopoli, tutto pensavo tranne di metterci 15-20 anni per realizzarlo. Anzi, quando alcune persone che erano esperte di formazione di questo tipo di cose 20 anni fa mi hanno detto che come minimo ci vogliono 7 anni, io gli ho riso in faccia e gli ho detto no, nel giro di 3 anni ho tutto pronto. E ho dovuto imparare che non è così. E poi, da un punto di vista lavorativo, io lavoro a fare piani estremamente complessi, vi posso dire che quando va bene c'è sempre un ritardo, ci sono cose che scopri che non sapevi, e qua stiamo parlando del piano più complesso della storia, gestito, fra parentesi, da persone, credetemi, che non sono così furbe come voi pensate che sono, va bene? E lo dico sapendo quello che dico, sono persone che hanno tantissimo potere, ma non sono così brillanti. La cosa che sono molto bravi a fare è a passare sopra la loro stessa umanità, e quindi riescono anche a raggiungere cose che tipicamente, passando su cadaveri vari, la maggior parte della gente giustamente dice non lo voglio fare. Però, a parte questa qualità, se vogliamo, ma non la chiamerei così,
sono piuttosto bravi a fare fallire i loro piani. Pensate, una cosa che noi sappiamo con certezza è che nel 2001 questo generale della NATO chiamato Clark ha rivelato che c'era un piano per fare 7 nazioni in 5 anni, di cui le hanno fatte tutte in effetti, quindi non è che fosse un piano che poi non hanno tentato di realizzare, ma è fallito sia in Siria che in Iran. In Iran ancora oggi stanno tentando ancora di fare partire questa guerra che doveva essere già finita nel 2005, perché il piano originale era: finiamo tutte le nazioni tranne Russia e Cina, poi ci facciamo la Russia facendola collassare diciamo internamente, rompendola a pezzi, e poi ci facciamo la Cina. Hanno fallito su questa cosa, per questo ora c'è questa enorme pressione ad andare avanti prima che sia troppo tardi, e questo è il motivo per cui neanche diciamo il grande reset funzionerà come loro se ne immagino. Chiaramente potrei sbagliarmi, e questo è il motivo per cui dico: prepararsi ad essere più abili a resistere a qualunque tipo di tempesta è una buona idea, perché alla fine non lo sappiamo cosa succede. Quello che non dobbiamo fare è fidarci del fatto che tanto qualcun altro penserà per noi, oppure che protestando specialmente su internet cambi qualunque cosa. Dobbiamo andare sul campo, realizzare delle cose concrete, dobbiamo produrre cibo, dobbiamo produrre energia, dobbiamo produrre cose, dobbiamo ricreare una società alternativa, perché questa è la cosa migliore che possiamo fare in questo momento. Grazie Corvo, allora abbiamo giusto il tempo per due domande, ci sono due ascoltatori che hanno alzato la mano, li invitiamo per cortesia a scriverla in chat, Fabio e Claudio, scusate, Luigi Pie, a scrivere la domanda in chat per Corvo, e per fare in modo che eventuali disturbi, inconvenienti tecnici eccetera non si pongano. Quindi scrivete per favore la domanda lì in chat, e mentre scrivo la domanda, io vorrei dare per quanto è possibile una certa speranza. Se volete andrò su un argomento più spirituale, va bene? Io credo che abbiamo parlato fino ad ora dell'aspetto materiale di questo momento e di quanto sia importante prepararsi con cibo, con energia e così via. Però per resistere ai tempi in cui già siamo, per cui neanche quelli che arriveranno, in cui già siamo, quello che è molto più importante è avere una qualche tipo di quella che Battiato chiamava il centro di gravità permanente. Battiato era un mio conterraneo, una grande anima, e in qualunque maniera ognuno degli ascoltatori lo sa fare o lo può fare, io suggerirei di cercare questa ancora dentro di voi, questa forza che ci può dare forza. E un altro aspetto che forse può dare un po' di speranza: io sono personalmente convinto che ognuno di noi qui è nato per far parte di questa grande avventura. Sono un grande appassionato di avventure, forse qualcuno potrà dire ti vuoi autoilludere, però vedete, quando nella storia del Signore degli Anelli ci sono questi piccoli hobbit che sono diciamo buttati nel mare di questa atrocità, loro sono diciamo brillanti perché non si mettono in un angolo a piangere, ma partono e vanno a buttare l'anello del fuoco. Ecco, io credo che ognuno di noi qui presenti ha una missione nella vita, e che questa missione è una missione gloriosa, che sia di partecipare a questi grandi eventi storici in cui noi ci troviamo. Bene, ti ringrazio per questo messaggio di speranza, ottimistico, è stata una piacevolissima chiacchierata. Abbiamo toccato tanti argomenti, anche più di quelli che ci si era prefissi di toccare. E ti ringrazio e ti auguro una buona notte, e così estendo questa buona notte anche ai nostri ascoltatori, ricordando che ci sarà la pubblicazione del podcast sia qui sul canale Telegram che sul sito come donchisciotte.org, e che
ogni martedì sera faremo una diretta sul canale Le parole sono pietre. La settimana prossima parleremo di piano B a casa nostra e di possibilità di praticare la permacultura ed altre tecniche che permettano di raggiungere su piccola scala una relativa autosufficienza. Grazie a tutti, grazie Corvo, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte.